fatto un sogno stanotte. Ah. Ma è un sogno ricorrente. E ogni volta c'è una piccola variante. Stanotte ho sognato una donna che ho conosciuto, ma penso di sfuggita 20 anni fa, che era vestita di rosa. Rosa. E fluttuava attraverso la nostra finestra. Poi mi rivolge un sorriso angelico, come per dire: niente sarà più come prima. Poi si dà un buffetto sullo stomaco. Io mi sveglio di soprassalto. Penso: sono incinta. Nel sogno. Avere un bambino è come ritrovarsi un buco nel portafoglio. Nel senso che è come se te lo rubassero? No. No, un portafoglio rubato, cambia le schede, cambia il portafoglio. Comunque il portafoglio è una cosa diversa. Ma ti spaventa la questione economica? No! Io non ce lo dirti, non è quello. È una questione di possibilità, è quello che tu volevi per la vita che ti immaginavi. Che a me gli insicuri non mi piacciono più. Cioè, non penso più che abbiano un fascino. Anzi, penso che non ne abbiano affatto. Perché l'insicuro non fa la sua parte e tu devi fare anche la sua. Capito? Devi prendere l'iniziativa al posto suo, devi corteggiarti al posto suo e a volte anche scoparti al posto allora, suo. Allora, c'è cioè questo film, no? Se tu te lo guardi, ma non mi interessa! Non mi interessa! Ho da accudire un altro bambino adesso! Io ho una nota profonda che mi suona dentro, ma talmente bassa che nessun altro riesce a sentirla, ed è in ogni parte di me, e mi riempie il viso, le mani, e assomiglia alla gioia. Fa male allattare? Fa male partorire? Allora, questo mia madre mi ha spiegato tecnicamente come funziona. Allora, dunque, partorire, mi ha detto mia madre, che è praticamente come essere investiti da una macchina di piccole dimensioni, ma da dentro. È una cosa che rafforza, cioè mia madre è viva. Martino, lasciamo le mani fuori da tutto questo. Questo bambino è mio e tuo. E i nonni? Sono nonni. Il welfare dello Stato italiano si fonda sui nonni. Mia madre non metterà mai le mani sul mio figlio. Lo yoga, dottoressa, va bene per rilassarsi. Il padre è inutile in gravidanza. In che senso? Se posso dare una mano, ecco. Amore, non lo trovo? No! No! Sei sicura di avercelo questo perineo? Sì, amore, tutti lo abbiamo il perineo, anche voi uomini. E dove sta? Non lo vedo! È quello spazio tra la patata e il buco del culo. È da 3 ore che armeggio! Ma forse è capito, posso capire perché questo qui... Quello è il clitoride. Ah, quello è. Vabbè, la cosa va. Senti questa, parto di testa. Chi ha detto che la gravidanza è una faccenda di solo donne? Noi uomini siamo soliti partire di testa per la gioia al primo mese e partire per il Messico al terzo quarto mese. Farai anche tu così? Io dico, farai anche tu così? Che cosa? Che partirai per il Messico al terzo quarto mese? Cioè, io sto leggendo e tu non mi ascolti! No, farai anche tu così? Che partirai per il Messico? No, ma almeno partirò per il Messico! Allora diglielo alla bambina, cioè, che partirai per il Messico! Papà non partirà per il Messico! Papà non partirà, per il Messico! Papà non partirà! Papà non partirà! Papà non partirà per il Messico! Dove vai? Parto! Che faccio? Un'altra finta! Sto per avere la bambina! Comincio a respirare come mi ha insegnato comincio a respirare come cazzo mi viene voglia di respirare. Sto per avere la bambina. Sono già in travaglio. Provo abbastanza dolore. Mia madre dice che se continui a parlare non sei in travaglio. Tua madre! Il mio collo dell'utero deve fare 5 cose. Deve spostarsi in avanti. Si deve ammorbidire. Si deve assottigliare. Si deve... Sì. Le 23, amore. Non mi ricordo. Amore, che ore sono? Le 2:30. Mi arrendo. Vai a chiedere la pedinina. Non ci devi andare! Se io morissi adesso... Se morissi tra poco... Anche tra poco... Amore, tu mi proteggerai, è vero? È vero che tu mi proteggerai, amore?
Martino? Martino? Dorme?